Salve, chef. Ti vedo molto disordinato, francamente. Sì, sono un po' disordinato. Veramente, guarda, sembra di essere in guerra con te qua. Sanno, questa cosa non è strafare, non è strafare, io di nuovo strafatto. Ma dimentico tutto una volta che dicono vai, io dimentico tutto, cioè, faccio. Sono in ritardo perché ho delle preparazioni un po' lunghe. Non ci credo, secondo me Fede sferifica, Lana. No, sferifica, veramente? Come sferifica? Ho deciso di osare e far vedere chi sono. Ingredienti nascosti. Con i cetrioli ho fatto lo smoshy con la salsa di pomodoro, ho fatto la triglia con un gel all'arancia e ho provato a fare una sfera di yogurt e soia. In tutto il piatto lo smosi è solo sul cetriolo. Vi si chiede uno smosi e fate una sferificazione inversa. Dovete fare l'essenzialità perché vi perdete tempo. Bisogna stare attenti al tema della prova. Speriamo che sia meno buono, perché se è fatto un gran lavoro così per non aver gusto, no, non vale la pena, no? Certo, assolutamente d'accordo. Io pensavo che tu avessi ascoltato tutti i nostri suggerimenti, tutto quello che ti stiamo dicendo da giorni. Mi sembrava che avessi fatto dei passi avanti, invece hai fatto dei passi come i gamberi. Vai all'indietro. Il cetriolo sa solo il cetriolo, il pomodoro non lo sento, addirittura sovrasta anche il pesce. Te l'abbiamo detto un miliardo di volte. Perché continui a mettere cose nel piatto? Perché? Federico, finché non imparerai ad ascoltare realmente, farai sempre questi errori. Sempre. Sì, chef. Bene, torna al tuo posto. Grazie. Dai, Fede, andiamo a battere, dai. Forza, Fede. Non ho paura, ma non voglio uscire. Io so che se adesso mi faccio venire prendere dalla paura, cioè arrivo lì, vado in bianco e non faccio niente. La mia filosofia è a volte si vince, a volte si impara. Però voglio sempre vincere perché sono competitivo e perché odio imparare.